Liberi Dentro, i laboratori di Eduradio per il carcere e la città. Andrea si è perso. Bentornate e bentornati ai nostri telespettatori su Teletricolore e a tutti coloro che ci ascoltano sulle onde di Radio Città Fugico da dentro e fuori le mura del carcere d'Ozza di Bologna. Io sono Agnese Drusiani e come al solito vi conduco all'interno della nostra rubrica di promozione della salute. Continuiamo il nostro viaggio sulla prevenzione delle malattie, sul prenderci cura della nostra salute e oggi lo facciamo con la dottoressa Valeria Gaspari. Benvenuta dottoressa. Dirigente medico, dermatologa all'interno dell'unità operativa di dermatologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Bologna, Sant'Orsola Malpighi, è responsabile dell'ambulatorio delle malattie sessualmente trasmissibili di Bologna, sempre all'interno dell'ospedale Sant'Orsola. Direi che per iniziare, Valeria, ti chiedo che cosa sono le malattie sessualmente trasmissibili. Certo. Allora, le malattie sessualmente trasmissibili o infezioni sessualmente trasmesse sono un vasto gruppo di malattie infettive e sono diffuse in tutto il mondo, chiaramente con una diversa distribuzione geografica a seconda delle aree del mondo. Per esempio, qui da noi, se ci vuoi fare qualche nome, quali sono quelle più presenti, le più conosciute? Sicuramente la parte del leone la fanno tutte le infezioni legate all'HPV, cioè al papillomavirus, e a seguire abbiamo le malattie batteriche. Tra le malattie batteriche in assoluto la più segnalata è l'infezione da clamidia, trachomatis. La seconda infezione sessualmente trasmessa più segnalata è la gonorrea, l'infezione gonococcica, e al terzo posto abbiamo l'infezione da sifilide. Tutte le malattie sessualmente trasmesse sono strettamente correlate ad un'altra malattia a trasmissione sessuale che è l'infezione da HIV, tant'è che quasi in un 8%, quindi in una percentuale molto alta di pazienti che contraggono una malattia a trasmissione sessuale, in genere c'è anche la coinfezione da HIV. È molto importante quando diagnostichiamo una malattia a trasmissione sessuale testare sempre la persona anche per l'HIV, anche perché le malattie a trasmissione sessuale possono essere sintomatiche, cioè possono dare dei disturbi che possono essere acuti, cioè improvvisi, o cronici, quindi prolungati nel tempo, ma spesso e volentieri sono anche completamente asintomatiche, quindi non dare assolutamente nessun tipo di disturbo. E quindi l'unico modo per diagnosticarle, per trovarle, è testare la persona. Quindi al di là della malattia per cui il paziente accede all'ambulatorio e che eventualmente gli viene diagnosticata, è importante anche offrire al paziente anche tutta quella serie di test per quelle malattie che invece possono assolutamente essere silenti. Okay. Quindi, per intenderci, io come utente, come persona, quando mi devo preoccupare di poter aver contratto una malattia sessualmente trasmissibile? Le circostanze, come detto, possono essere fondamentalmente due. Le situazioni sono, a mio avviso, fondamentalmente due. Quella in cui si hanno proprio dei disturbi, e i disturbi in genere attengono più frequentemente alla sfera genitale, ok? Quindi possono essere secrezioni patologiche, prima non presenti, possono essere disturbi urinari, delle vie urinarie, possono essere disturbi che riguardano, diciamo così, l'apparato genitale sia esterno che interno, e però anche molto semplicemente l'aver corso un rischio sessuale in assenza di qualsiasi tipo di disturbo, di sintomo, può essere un motivo per sospettare di aver contratto una malattia sessualmente trasmessa e quindi per accedere al nostro servizio, quindi anche senza avere necessariamente un disturbo sintomatico, un disturbo visibile. Faccio una domanda che forse può sembrare un po' banale, ma magari non lo è. Quando è che noi ci mettiamo a rischio dal punto di vista sessuale? Nel senso che hai appena detto, no, che diciamo che uno si dovrebbe preoccupare in generale quando ha un rapporto a rischio. Mm-hmm.
Che cosa intendiamo per rapporto a rischio? Sicuramente, innanzitutto, rapporto a rischio è rapporto senza l'utilizzo di un mezzo di barriera, quindi senza l'utilizzo del condom, del profilattico. Però spesso si è portati a pensare che sia semplicemente il rapporto penetrativo quello a rischio di trasmissione di malattie. In realtà, per alcune malattie sessualmente trasmesse non c'è necessariamente bisogno della penetrazione per contrarle, ma può semplicemente bastare anche il semplice contatto pelle-pelle per potersi infettare. Parlo in particolare di due fondamentalmente malattie virali, che sono l'infezione da papillomavirus e l'infezione da herpes simplex, e per le quali appunto basta semplicemente il contatto cute-cute. Un'altra modalità di rapporto a cui non si pensa mai essere rischiosa, in realtà è potenzialmente contagiante per alcune malattie, in particolare per la sifilide, è il rapporto orale. È un rapporto che, per esempio, per la sifilide è potenzialmente contagiante. Non lo è, e questo ci tengo a sottolinearlo, non è contagiante per le in genere per le malattie virali, quindi per l'infezione da HIV e per le epatiti. Rispetto a quelle che si contraggono anche per il contatto pelle-pelle, le modalità di prevenzione dopo ci sfuggono, certo, no? Forse io provo a pensare che rispetto all'herpes a volte uno forse se ne accorge e quindi a quel punto dovrebbe evitare. Certo, di avere il rapporto, certo. Di avere un rapporto, no? Invece rispetto al papilloma, questo tipo di sintomatologia può essere assente completamente. Allora, in questo caso è importante sottolineare soprattutto alle donne che è fondamentale sottoporsi agli screening gratuiti offerti dalle regioni, previsti dalla regione Emilia-Romagna, che consistono, a seconda delle fasce d'età, nel pap test, quindi nel test citologico, e nell'HPV test, cioè nel test molecolare. Che all'interno del carcere comunque ovviamente c'è tutta la parte del femminile è seguita rispetto al pap test e alla prevenzione e all'attenzione al papillomavirus, e ci sono anche diverse occasioni durante l'anno in cui viene ribadito perché è così importante ovviamente la prevenzione rispetto a questo virus, perché le conseguenze legate all'aspetto cancerogeno, no, di questo virus si conoscono, si sanno e in qualche modo si possono prevenire. Quindi io ricordo a chi ci ascolta che tutta questa attenzione e questa parte viene fatta da noi all'interno del carcere, e invitiamo le nostre donne a sottoporsi tutte le volte che viene proposto. Nel vostro servizio voi trattate di tutte queste malattie di cui abbiamo appena parlato. Ci puoi spiegare un po' come si accede? Sì. L'accesso è per gli utenti è diretto, è libero, è gratuito, e si può accedere senza l'impegnativa del medico curante. E l'accesso è anonimo, quindi il paziente quando viene chiamato all'interno dell'ambulatorio viene chiamato in base all'ordine di arrivo, non in base al nome e al cognome. E l'unica cosa veramente importante è che occorre un tesserino sanitario valido, in regola. Accettiamo anche comunque i tesserini sanitari provvisori, temporanei, quindi l'STP, quindi la tessera sanitaria provvisoria, e l'ENI. L'ENI è quella che vale per i bulgari e per i rumeni. E per gli europei accettiamo anche i tesserini sanitari europei per i paesi Schengen. Per i prelievi e gli esami non occorre il digiuno, quindi il paziente può aver fatto colazione prima di accedere. Primo momento di colloquio e di incontro con l'operatore sanitario avviene in genere col personale infermieristico o comunque con gli operatori sociosanitari, e c'è lì un primo momento di counseling in cui il paziente spiega il motivo dell'accesso. E dopodiché, in base al motivo dell'accesso, il paziente ritorna in sala d'attesa e poi viene chiamato, appunto in base all'ordine d'arrivo, dal personale medico, il quale riprende il momento di counseling che il paziente ha già avuto con l'infermiere, e viene approfondito, e poi viene fatta la visita, piuttosto che i prelievi ematici, i prelievi microbiologici, o entrambe le cose a seconda del motivo per cui il paziente è venuto. Adesso, durante la pandemia, l'accesso è stato contingentato e è tuttora contingentato. Accedono a partire dalle 7:30 e
prendiamo i primi 20-25 pazienti che accedono al servizio e, in base appunto all'ordine di arrivo, dopodiché terminati questi primi 20-25 accessi completiamo la nostra attività con le visite di controllo piuttosto che i prelievi di controllo, tutta l'attività diciamo per i pazienti interni. Per noi è importante sottolineare che una volta che c'è la possibilità di uscire dalla detenzione, di finire il proprio periodo di detenzione, si può accedere e si deve accedere al vostro servizio nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Per questo abbiamo un breve contributo video che ci fa vedere anche proprio come si arriva al vostro ambulatorio e come funziona l'accesso e l'accoglienza. Vediamolo insieme. Quindi aspetto lì davanti, mi chiamo loro. Sì, grazie. Bene, direi che il video era molto chiaro. Mi chiedo, una volta a questo punto che la persona è riuscita ad arrivare all'ambulatorio, è stata accolta e ha effettuato l'accesso, se appunto pensa di avere una malattia, come funziona una volta che entra in ambulatorio e parla con il medico? Allora, innanzitutto ci tengo a sottolineare che l'accesso, come vi dicevo, è anonimo, nel senso che all'interno della sala d'attesa verso l'ambulatorio il paziente viene chiamato in base al numero e non per nome e cognome, quindi quando entra l'accesso è anonimo, però una volta che è entrato gli esami che gli vengono effettuati, quelli non sono più anonimi, quelli vengono registrati all'interno dell'azienda ospedaliera e quindi il nome e il cognome del paziente sugli esami ematici, gli esami microbiologici compare, però sono assolutamente coperti, nel senso che non escono dalle mura dell'ospedale e non vanno neanche sul fascicolo sanitario elettronico, a differenza di altri esami di laboratorio che vengono effettuati in altri laboratori dell'azienda, insomma. Certo, e quindi se io per esempio faccio sempre finta di essere un utente, penso di aver contratto appunto, non so, la gonorrea, faccio l'accesso, come abbiamo visto anche nel video, mi chiamate per numero, entro dentro e parlo con il medico. A quel punto il medico cerca un attimo di approfondire meglio i sintomi in base alla malattia che il paziente pensa di aver contratto e dopodiché il paziente viene visitato. Se viene confermato il sospetto diagnostico, gli vengono fatti gli esami del caso, gli esami microbiologici del caso, viene spiegato al paziente di che cosa si tratta. Dopodiché, per alcune malattie, come per esempio la gonorrea, si può anche fare la terapia direttamente, quindi il paziente riceve la terapia direttamente nel servizio, viceversa per altre malattie. Dopo essere stati effettuati gli esami di laboratorio, si dà al paziente un appuntamento di controllo. Quando il paziente viene a controllo, gli si spiegano gli esiti dei referti degli esami e in quella circostanza, se c'è qualche positività, gli viene erogata direttamente nel servizio la terapia. Questa, secondo me,
è una cosa molto importante dell'offerta del servizio, perché la terapia viene proprio erogata contestualmente o alla visita o al ritiro degli esami, quindi il paziente non deve poi in un secondo momento recarsi dal suo medico o girare per ricevere la terapia per la malattia che ha contratto. No, questo è molto importante, credo che valga per tutte le patologie, ma soprattutto per queste che accentuano la nostra sensibilità, no? Che a volte portano anche vergogna in qualche modo, e il fatto di poter avere già la terapia lì direttamente senza doverne parlare anche con qualcun altro, non alla ricerca del farmaco, e aiuta moltissimo anche la motivazione e la compliance alla terapia stessa. Siccome le malattie possibili sono diverse e anche le spiegazioni, anche la profilassi è diversa per tutte queste che abbiamo nominato e forse anche altre, abbiamo una serie di brevi video, di brevi spot che ci fanno vedere, che ci spiegano appunto qualche pillola di queste malattie, delle principali, e di come vengono gestite, di qual è la profilassi. Vediamoli insieme. Numero 12. Numero 12. Eccomi. Buongiorno. Buongiorno. Cosa sei venuto a fare questa mattina qui da noi? Penso di aver corso un rischio e vorrei eseguire un controllo, se possibile. Ok. Quando l'ha corso questo rischio? All'incirca 2 settimane fa. 2 settimane fa, è un po' presto per vedere qualunque cosa, però adesso farà un colloquio, una visita con la dottoressa e vediamo che cosa possiamo fare. Sei mai stato qui altre volte? No, è la prima volta. È la prima volta. C'è il tesserino sanitario, gentilmente? Sì. Che lavoro fa? Faccio l'impiegato. Ecco fatto. Ok, abbiamo tutto. Allora, questo è il suo, glielo scrisco. Adesso lei si può andare ad accomodare davanti alle stanze numero 3 e 4, la chiameranno con il suo numerino. Ah, okay. E poi lei farà un breve colloquio con la dottoressa, eventualmente una visita se necessario. Se è necessario, inoltre, può fare anche gli esami del sangue. Okay. E o tampone, quello che decidete insieme alla dottoressa, secondo il tuo bisogno. Va bene. Va bene, quindi discuterò con la dottoressa. Allora tengo il numerino e sì, mi aspetto lì davanti. E io porto la cartella alla dottoressa. Va bene. Va bene? Allora, scusate. Arrivederci. Tra poco, arrivederci. Buongiorno. Francesca, vero? Sì. Prego. Allora Francesca, è la prima volta che viene da noi? Sì. Ok, come possiamo aiutarla? Voglio fare degli esami di screening generici. Ok. Francesca fa questi esami perché? Così, insomma, per sicurezza, eccetera, oppure ha dei sintomi, ha qualcosa che ci vuole dire? No, non ho sintomi, però mi piacerebbe, insomma, sapere se... Ne ha mai fatti in passato? No, è la prima volta. Ok, Francesca, lei è una persona fissa con cui sta, con cui ha rapporti? No, ho avuto dei rapporti a rischio. Ha rapporti eterosessuali, rapporti omosessuali, entrambi? Eterosessuali. Quello che possiamo fare sono degli esami, diciamo, di screening, una partita, iniziare gli esami, che intanto sono esami del sangue. Nel sangue possiamo cercare l'HIV, l'epatite B, l'epatite C e la sifilide. Lei quanti anni ha? 25. Ok, allora 25 anni per una donna, una ragazza giovane, è indicato anche fare un esame delle urine, perché ci sono alcuni batteri, in particolare il monococco e la clamidia, che nella donna possono essere totalmente asintomatici, e con l'esame delle urine riusciamo eventualmente a trovare. Ha domande, Francesca? Dottore, io in realtà ho avuto un rapporto a rischio 10 giorni fa, quindi come ci comportiamo? Ok, allora, gli esami che eventualmente facciamo oggi purtroppo non riescono a darci una risposta in merito a questo rapporto. Quindi una cosa che si può fare è, se non li ha mai fatti, può fare gli esami oggi e così vediamo un po', partiamo diciamo da zero, vediamo un po' com'è la situazione. Poi dopo eventualmente io li ripeterei se lei vuole stare più serena, sì, però sì, deve certo far passare almeno 3 mesi da questo ultimo rapporto. Ok, quindi magari tornerà più avanti e ripete. Va bene, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Giuseppe, giusto? Esatto, sì. Cosa è successo, Giuseppe? Mi è spuntata una cosa lì sul, insomma, qua davanti. Quindi sui genitali? Esatto, sì. Oh, da quanto tempo? Mi è spuntato da 5-6 giorni, era un cosino piccolo, poi ho visto che una ferita? Sì, tipo una ferita, tipo un bugno, un gruffo,
usciva della roba e penso non sia niente, perché però per sicurezza mi hanno detto che era meglio venire qua. E ascolti Giuseppe, questa ferita le fa male, le provoca dolore? No, devo dire no, è solo che me la sono vista, però non la sento proprio. Ha corso qualche rischio sessuale ultimamente? No, ultimamente no, l'ultimo un mese fa, quindi insomma non penso sia legato a un mese fa, cioè ho avuto un rapporto non protetto. Ok, era, scusi se glielo chiediamo, ma è per capire meglio, Giuseppe, il rapporto era omosessuale, eterosessuale? Omosessuale. Omosessuale è stato un rapporto orale, un rapporto... Sì, cioè orale, non l'ho fatto. Orale non protetto? Sì, sì, sì. Ok, va bene, ascolti, se lei è d'accordo, noi la visitiamo e vediamo un po' di cosa si tratta, va bene? Sì, va bene. Ok, ci accomodiamo allora dietro il paravento. Allora, ascolti Giuseppe, da quello che abbiamo visto, il nostro sospetto è che si tratti di un'infezione che si chiama sifilide, ok? E è un'infezione di tipo batterico. Se lei è d'accordo, noi possiamo fare gli esami, aspettare gli esami e poi fare la terapia, però se lei è molto preoccupato per questa cosa e vuole, insomma, curarla anche subito, siccome siamo abbastanza sicuri di questa diagnosi, possiamo anche fare gli esami, ma anche direttamente la terapia. Ah, quindi basterà mettere una crema e basta, diciamo, una terapia, una... Ecco, una cosa no, da mettere lì sopra. Le creme purtroppo non funzionano tantissimo. Quello che dovremmo fare sono due iniezioni a base di penicillina. Ah. E se lei è d'accordo, noi possiamo anche procedere oggi stesso con queste punture e poi comunque la rivedremo con gli esami, vediamo se l'infezione è confermata e facciamo un po' il punto della situazione. Beh sì, allora forse è meglio Preferisce fare subito. Sì. Va bene, d'accordo. Giuseppe, mi raccomando, finché non abbiamo risultati degli esami è bene evitare i rapporti, tutti i tipi di rapporti, ok? Perché si attacca, quindi si contagia. Potrebbe essere. Ma quindi è una cosa grave, perché mi sembra strano, perché l'ultimo rapporto l'ho avuto un mese fa, mi sembra strano che può insorgere dopo tutto questo tempo, si attacca a qualcun altro? No, purtroppo, allora, è un'infezione che può avere un periodo di latenza anche lungo. È una cosa grave, se curata, guarisce completamente, d'accordo? Certo. L'importante, ecco, è che lei in futuro si ricordi che anche il sesso orale, che è quello che lei ha fatto con protetto, è un sesso che per la sifilide è potenzialmente contagioso. E poi se ha delle persone che ritiene di dover avvisare, è bene avvisarle in modo che anche loro si facciano controllare e facciano eventualmente anche loro la terapia. Okay. Quindi gli devo dire di venire qua a fare gli esami? Esattamente, esattamente, di venire qua a fare gli esami. Ora, se lei è d'accordo, andiamo dall'infermiera, facciamo il prelievo e le punture. Va bene. Sì, sì, grazie, arrivederci. Buongiorno, salve. Prego, si accomodi. Buongiorno. Per ritirare gli esami del sangue che aveva fatto la settimana scorsa, giusto? Sì. Ecco, purtroppo le devo dare una brutta notizia, perché dagli esami del sangue è venuta fuori una positività del test dell'HIV, ok? E sa di che cosa stiamo parlando? Glielo spiego un attimo. Sì, grazie. Glielo sì. Spiego un attimo. Allora, l'HIV è una malattia, è un'infezione virale ed è l'infezione da immunodeficienza umana, ok? Questo vuol dire che questa infezione, se non trattata, porta a un abbassamento delle sue difese immunitarie, d'accordo? Però quello che ci tengo a dirle è che oggi una diagnosi di HIV non è più una diagnosi di morte, ok? Anzi, con le cure che ci sono, la vita che lei farà sarà sovrapponibile a quella della popolazione generale, ok? Quindi non farà una vita peggiore degli altri, d'accordo? Adesso chiaramente si apre un percorso di altre visite, di altri esami che lei farà in malattie infettive, ma saremo noi stessi a indirizzarla verso i nostri colleghi che la visiteranno e le faranno ulteriori esami e inizieranno subito la terapia, d'accordo? Ok. Okay. Ha dei dubbi, ha delle domande? Come dovrei comportarmi con il mio compagno? Io vivo con i miei genitori, cosa dovrei fare?
Allora, innanzitutto col suo compagno è fondamentale che lei lo indirizzi da noi in modo tale che anche lui faccia gli esami del sangue. E fino ad allora dovete avere rapporti completamente protetti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per i rapporti penetrativi dovete usare il preservativo, d'accordo? Per quanto riguarda il sesso orale non è a rischio di contagio per l'HIV, d'accordo? Quindi il sesso in cui vi dovete proteggere è il sesso anale, d'accordo? Con i suoi genitori può stare tranquillo, perché l'infezione si trasmette solo sessualmente o con lo scambio di sangue, d'accordo? Quindi per quanto riguarda tutti gli oggetti come i bicchieri, le posate e gli asciugamani, non c'è alcun rischio di trasmettere l'infezione, quindi con i suoi familiari può stare assolutamente tranquillo, ok? Non corrono rischi. Va bene. Ok? Grazie. Bene, quello che abbiamo visto ci fa capire che, come ci siamo dette fino adesso, l'accesso è diretto, che è tutelato dalla privacy, che le modalità sono molto accomodanti e che ci aiutano anche ad affrontare questi temi che, ripeto, possono portare vergogna per tutti noi, anche se sappiamo che non ce ne sarebbe bisogno, e che possiamo essere aiutati anche a gestire le nostre paure e le ansie che ci possono venire da queste malattie, no? Tra le malattie che non sono proprio solamente sessualmente trasmissibili, ma che immagino che voi vediate spesso e che anche da noi comunque, cioè, sono frequenti, è frequente, c'è la scabbia. Ci puoi dire un po' che cos'è, insomma, da cosa ce ne accorgiamo se ce l'abbiamo e come si può anche prevenire? Come hai giustamente detto, la scabbia può riconoscere una trasmissione di tipo sessuale perché fondamentalmente si prende dormendo con qualcuno che ce l'ha o anche scambiando degli effetti letterecci di biancheria, lenzuola, copridivani, eccetera, e, con qualcuno che ha la malattia. Okay? Fondamentalmente bisogna sospettarla quando si ha un prurito molto intenso, prevalentemente notturno, okay? E che colpisce, che prende principalmente la zona dell'addome, la zona della cintura, le ascelle, la regione del mammare, dei capezzoli nelle donne e la regione genitale. Okay? Bisogna sospettarla quando ci sono questi sintomi e quando appunto si sa di aver dormito, comunque di aver scambiato della biancheria in maniera ripetuta con qualcuno che ha la scabbia. Per prevenire comunque la scabbia, un'attenzione importante che bisogna avere è quella di non scambiarsi lenzuola, non scambiarsi coperte, non scambiarsi neanche abbigliamento, esatto. Ovviamente, no? Sì. Poi dopo, quando la scabbia viene effettivamente diagnosticata, la persona o le persone hanno tutta la terapia da fare. Assolutamente. Ovviamente. Sì. Ti chiedo se c'è un momento dal quale smette di essere infettiva. Dal momento in cui il paziente inizia la terapia, già dal giorno dopo l'inizio del trattamento, il paziente non è più da considerarsi contagioso. Quindi basta anche semplicemente un giorno di terapia. Direi che per oggi noi abbiamo concluso. Ringrazio la dottoressa Gaspari. Prego, grazie e a voi. Complimenti per il vostro lavoro. Grazie. Invitiamo ovviamente tutti quelli che hanno necessità a recarsi nell'ambulatorio, ormai avete visto come ci si arriva e come funziona. Un saluto da me, Agnese, e da tutta l'equipe sanitaria del carcere. Ci vediamo la settimana prossima. Liberi Dentro, i laboratori di Eduradio per il carcere e la città.